Dopo 7 mesi di lavori è stata inaugurata la nuova piazza Marconi a Sarno, divenuta ora zona pedonale. Il restyling ha interessato non solo il manto stradale e gli spazi pedonali della piazza di Sarno, ma anche i sottoservizi con la posa di un sistema di alimentazione elettrico che consentirà di abbattere sensibilmente il consumo di elettricità. Dopo il taglio del nastro è stato attivato il nuovo impianto di illuminazione insieme alla nuova fontana. Abbiamo fatto due provvedimenti, il PUC, che non si faceva che lo si rimandava dal 1973, e la piazza che non si ristrutturava da circa 64 anni, più i 43 anni del PUC, in un colpo solo di meno di 18 mesi abbiamo colmato un vuoto di 104 anni. Penso che sia un record per questa maggioranza, ma faremo tantissime altre cose, insomma. Questa è una partenza forte, una partenza decisa, perché tutta la maggioranza è coesa e compatta. Assessori e consiglieri lavorano su un solo obiettivo: portare Sarno ad essere una città europea. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Continueremo a lavorare quotidianamente con impegno, con passione, con tanta dedizione, perché Sarno è l'obiettivo da riqualificare, da rilanciare, perché dobbiamo risolvere tanti problemi che negli ultimi 20 anni si sono incancreniti e abbiamo tutta la voglia di risolverli e risolverli brillantemente. Lo devono dire i cittadini, insomma, se questa è un'amministrazione che ha degli obiettivi, li devono soltanto i cittadini crederci ancora di più che si può cambiare e si può cambiare in meglio.